Qua sono amico di Davide Pignacelli. Ah, ok. Allora, Lorenzo, come ti hanno chiamato a doppiare questo meraviglioso cartone animato della Disney? Allora, mi ha diciamo pensato il direttore assieme all'assistente, comunque a tutta la squadra, però di solito è il direttore che distribuisce, che sceglie le voci, quindi mi ha pensato, ho fatto un provino, è andato bene ed eccomi qua. Okay. Invece, qual è il cartone animato o film di animazione della Disney o Pixar ti sarebbe piaciuto doppiare in passato se fossi stato grande all'epoca? Forse Peter Pan. E per quale motivo? Fermo un attimo, ok. Forse Peter Pan, ma perché non lo so, questa storia del bimbo eterno è sempre stata bella. Poi anche magari un personaggio di Inside Out, ma perché Inside Out si tratta di un tema che io adoro e mi è piaciuto da impazzire, quindi questi due. E invece come ti trovi a lavorare con Massimo Manfredi? Benissimo, è una persona stupenda, oltre che un grande lavoratore. E il suo bello è che oltre a magari cercare la perfezione assieme a tutti, lui fa squadra e mette a proprio agio tutti. E questa cosa è molto importante perché comunque per quanto mi riguarda, per lavorare bene serve tanta serenità e questo è il lavoro più bello del mondo, quindi è importante essere sereni mentre lo si fa. Bene, grazie. Grazie. E buon lavoro. Grazie, anche a te.